Buongiorno, siamo al terzo giorno dell'isolamento generale, allora cerchiamo di tenerci compagnia con le storie e di condividere in questo modo che il Teatro Biondo ha messo a disposizione. E quella che vi racconto, l'inizio di una storia vi racconterò oggi, è la storia vera di questo ragazzino afghano che a 10 anni si vede costretto a intraprendere un viaggio malgrado la sua giovane età e la sua volontà. E la mamma lo lascia nel paese vicino, dall'Afghanistan, lo lascia nel vicino Pakistan per salvargli la vita. Il fatto, dice lui, il fatto, ecco, è che io non me l'immaginavo che lei se ne andasse via veramente. Non è che a 10 anni, e dico 10 tanto per dire, perché io non conosco con certezza la mia età, non so quando sono nato, non c'è l'anagrafe nel paese da cui vengo. Dicevo, non è che a 10 anni, anche se tua madre prima di addormentarti ti ha preso la testa e se l'è stretta al petto per un tempo lungo, più lungo del solito, e ti ha detto: ci sono tre cose che non devi mai fare nella vita, Nayat, per nessun motivo. La prima è usare le droghe. Ce ne sono alcune che hanno un odore e un sapore buono e ti sussurrano alle orecchie che sapranno farti stare meglio di come tu potrai mai stare senza di loro, ma tu non credergli. Promettimi che lo farai. Promesso. La seconda è usare le armi. Anche se qualcuno farà del male alla tua memoria, ai tuoi affetti e si mette a insultare Dio, la terra e gli uomini, tu promettimi che la tua mano non si stringerà mai attorno a una pistola, a un pugnale o a una pietra e neanche attorno a un mestolo di legno per cucinare se quel mestolo serve per ferire un uomo. Promettimelo. Promesso. La terza è rubare. Quello che è tuo ti appartiene, quello che non è tuo no. Se ti servono dei soldi li guadagnerai lavorando, anche se il lavoro sarà faticoso e non trufferai mai nessuno. Vero, Inayat? Sarai ospitale e tollerante con tutti, promettimelo. Promesso. Ecco, tua madre dice tutte queste cose e poi, senza smettere di farti il solletico sul collo per farti addormentare, alza lo sguardo in direzione della finestra e si perde a parlare di sogni e di desideri. Perché un desiderio, Nayat, bisogna sempre averlo davanti agli occhi, come un asino con il bastone e la carota. Perché è nel tentativo di soddisfare i nostri desideri che troviamo la forza di rialzarci. E se un desiderio, qualunque sia, lo si tiene in alto a una spanna dalla fronte, allora di vivere varrà sempre la pena. Tua madre dice tutte queste cose con una voce calda e strana, che ti fa sentire le mani bollenti come la brace. E riempie il silenzio di parole, proprio lei che è sempre stata così asciutta e svelta per correre dietro le faccende di tutti i giorni. Ecco, anche in quell'occasione è difficile pensare che quello che ti sta dicendo è: addio, figlio mio. Allora, una mattina, quando mi sono svegliato, mi sono stiracchiato e mi sono guardato intorno in quel posto strano che non riconoscevo. Allora mi sono allungato sul materasso per cercare conforto nel corpo di mia madre, nel suo odore rassicurante. Per me quell'odore era come dire: forza, Nayat, dai, Nayat, svegliati, forza, che comincia un giorno nuovo. Ma sul materasso, vicino a me, non c'era nessuno, solo la sua coperta di cotone bianca. Allora mi sono alzato, mi sono infilato le scarpe e sono andato a cercare il padrone che comandava quel posto. Si chiamava Kakaraim. Se ne stava seduto vicino l'ingresso, leggeva il giornale, mi dava le spalle, fumava una sigaretta e ogni tanto mangiava della frutta da un piattino vicino a lui. Io mi sono avvicinato, ho chiesto scusa per il disturbo e gli ho domandato di mia madre se per caso l'avesse vista uscire. Sì, l'ho vista, ha detto lui. E dove è andata, Kakaraim? Posso saperlo? Via! Via dove? Via! Sì, ma quando torna? Non torna, mi ha risposto. Come non torna, Kakaraim? Che cosa vuol dire non torna? Non torna vuol dire che non torna. A quel punto sono rimasto senza domande. Forse ce n'erano altre di più appropriate, ma io non le conoscevo. È stato lui a parlare di nuovo. Ha lasciato detto un'altra cosa. Che cosa, Kakaraim? Ha detto addio, soltanto questo. No, 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 no. Ha detto anche di non fare mai le tre cose che ti ha detto di non fare. Forse tutto era cominciato quando i Pashtun, che sono l'etnia dominante del mio paese,
Avevano costretto mio padre, ma non solo lui, e molti altri uomini Hazara come noi, che siamo l'etnia più debole, lo avevano costretto ad andare in Iran e tornare guidando dei camion pieni della merce da vendere nei loro negozi, coperte, stoffe, materassi. Per costringerlo gli avevano detto: se tu non vai in Iran a prendere quella merce per noi, noi uccidiamo la tua famiglia. Se tu scappi con la merce, noi uccidiamo la tua famiglia. Se ti fai truffare, noi uccidiamo la tua famiglia. Se quando torni manca della merce o è rovinata, noi uccidiamo la tua famiglia. Insomma, qualunque cosa fosse andata storta, noi uccidiamo la tua famiglia. Che non è un bel modo di fare affari, dico io. E avevo 6 anni, forse, quando mio padre è morto. Sembra che durante l'attraversamento di un passo in montagna un gruppo di briganti abbia assaltato il camion, poi hanno rubato tutta la merce e lo hanno ucciso. Quando i Pashtun sono venuti a sapere che il carico era stato assaltato e la merce rubata, sono venuti dalla mia famiglia, hanno detto che eravamo stati noi a fare il danno e che spettava a noi adesso ripagarli. Non avevamo i soldi? Benissimo, avrebbero preso me e mio fratello per portarci con loro e usarci come schiavi. Da quel giorno mia madre ha cominciato a vivere con la paura addosso. Ci aveva anche fatto scavare una buca in cucina vicino al mucchio delle patate, e se per caso la notte qualcuno veniva a bussare alla porta, io e mio fratello, senza neanche chiedere chi era, andavamo a nasconderci lì, nella buca, ci coprivamo con le patate. Questo fino al giorno in cui mia madre ha deciso che dovevo andare via, perché ero grande ormai, nella buca praticamente non c'entravo più. Andare via? Io, via da Nava, dal mio paese, non sarei mai voluto andare. Il mio paese era fatto benissimo, non era un paese tecnologico, certo, non c'era neanche la corrente elettrica. Noi per fare luce usavamo le lampade a petrolio, ma c'era la frutta. Io vedevo la frutta che cresceva sugli alberi, i fiori a poco si trasformavano davanti ai nostri occhi e diventavano frutta. E poi c'erano le stelle, tantissime, e la luna. Mi ricordo che certe sere, per risparmiare il petrolio delle lampade, ci mettevamo a mangiare all'aperto, sotto la luce della luna. Mangiavamo le cose fatte da noi, come lo yogurt, che è un po' come lo yogurt greco, però il nostro è molto più buono. Avevamo delle mucche, delle capre e dei campi di grano che portavamo al mulino per farlo macinare. Ecco, questo era Nava e io non sarei mai voluto andare via. Mai. Ok, questo era solo l'inizio di questa storia bellissima e incredibile. Si chiama Nel mare ci sono i coccodrilli e la trovate o in libreria, nel bellissimo libro scritto da Fabio Geda, che ha raccolto la testimonianza vera del ragazzino che l'ha vissuta, che si chiama Inayatollah Akbari. La trovate in forma di audiolibro in tutte le librerie. E dunque, carissimi, restiamo forti, restiamo insieme e ci rivediamo presto con altre storie.